C'hai un sacco di cose da fare, però ti perdi andare al bar per andare a comprare da mangiare solo alle 7 del mattino. Quando viene il mese luglio, agosto, che non c'è nessuno nel palazzo perché stanno tutti in vacanza, non serve la moneta. E stiamo al top. Come se mi fossi svegliata solo ora, anche se Brian comunque a casa non ha voluto nemmeno riposare 5 minuti, nonostante si fosse svegliato prestissimo. Vi saluto e vi do il buongiorno, come si dice. Buongiorno a tutti da Grazia, buongiorno a tutti, spero che voi siate veramente al vostro top. Adesso finalmente andiamo a cambiare queste unghie, anche perché ripeto quello che ho detto su Instagram, ne sono rimaste ben poche, 4-5 vale. Quindi andiamo a rifarci queste unghie, devo dire la verità, ancora devo decidere come farle. Comunque a tema estivo è molto colorato, lo voglio così, anche perché c'è un viaggetto in programma, quindi le voglio fare belle estive. Allora, unghie fatte, però non ve le posso far vedere per forza di cose, perché con una mano tengo il cellulare e con l'altra sto tenendo le borse. Me le faccio vedere una volta a casa, devo correre subito a casa, perché Brian c'ha fame, io c'ho mal di testa stamattina. Mentre sto cercando di far addormentare Brian, mi sono ricordata che mi sono dimenticata di farvi vedere le unghie e sono queste. Lo metto a fuoco. Aspettate che ve le faccio vedere con l'altra fotocamera. Eccole qui. Multicolor. Belline, no? Carucce, carucce, brava Carla, brava. Siamo usciti, adesso andiamo un po' al centro commerciale dove ci sono le giostre per Brian, il bar per prendere qualcosa di fresco, volevo comprare qualcosa da Piazza Italia perché sembra che ci siano gli sconti, mi hanno mandato il messaggio, quindi chi ha fatto un salto Brian? Io mi spezzavo le gambe. Non guardate il casino dietro. Comunque è venuto a trovarmi il mio amico Paoletto e quindi ci facciamo una partita a burraco, a quattro, io, lui, Alessia e mia mamma. Così a Napoli si sbariamo poco, invece a Lecce si dice squariamo un po'. Io c'ho il mio moderatore leccese, mi piace buzzecchiarlo in leccese. Anzi, moderatore, se vedi questo vlog, voglio vedere tu quanto vedi i miei vlog, scrivilo qua sotto. Ovviamente sto parlando di moderatori attuali, non quelli passati, che sono il peggio del Salento. Io, ringraziando il Signore, come amici e come parenti di Brian, mi è rimasto solo il meglio. Ciao bella. Cioè, raga, Alessia ha fatto il caffè di Follettina praticamente. Lo vedete questo caffè? Ci ha messo due cucchiaini di zucchero. Paletto, adori che dopo ci avrai il diabete a... Ce l'hai l'insulina con te? Come no, sai? Se vuoi ti presto quella di... Ciao Ale! Di Alessia. Quella di Alessia. Allora, quanto zucchero hai messo? Come avevo detto, stiamo giocando un attimo a burraco. Dici la situazione, per favore, Paolo. 570 grazie e 210 Paolo. E stiamo alla terza smazzata. Adesso stiamo giocando la terza e l'ultima smazzata. Io lo uccido sempre a burraco. L'unica, no, tra le poche cose, tipo, cioè tre, il mio ex faceva bene, i figli, le pizze, le pizze e giocare a burraco, era Gioco molto di bravo, bilancia. mi ha insegnato a giocare a burraco, quindi Non non hai... preoccupare, ti do dato il nome, Aspetta, vedi? Prendilo, aspettate un attimo, prendilo. questo... No, si fa Aspettate... tardi, eh. Poi ci Anche... fa, Questo, questo, tieni,
Ok. raccogliendo l'impossibile per non fargli prendere a lui le carte. Adesso te ne vai a dormire, saluta! Ale, saluto! Passo. Ale, saluto! Salve, salva. Ma non ti sentono! No, Ciao, buonanotte. cioè, fai Buonanotte, la va. Cado. Allora, Sto posso per uguale. schiattarlo, guardate cosa c'ho in mano, cioè, Uguale. ovvia, ah, l'hai visto pure tu. Praticamente dovreste vedere anche quello che è a terra, vero? Io vi giuro che qualche giorno al campeggio, magari quando ci sta pure lui che mi viene a trovare, faremo una partita di burraco a 4 però live, così commentate pure. Magari ci sono giocatori di burraco che possono dire, regia, hai sbagliato Ti qua, io dare avrei fatto così. 4. Mi ha dato un 4. Sai dove te lo devi mettere? Vai, vai avanti. Vedrete la fine della partita. Un altro. Vai! Ma sono tutti doppioni, mi piace. Guarda, il pacchetto è appena stato aperto davanti a te, quindi non è Fatti. un, come dire, vabbè, questo te lo posso dare. Giustamente. Sto facendo raccogliere, anche perché Quello che se va. io prendo una carta, un 10, un 6, Vedi? un J, un 9, Ce faccio l'hai io. burra, ce li ha tutti Però loro. avanti qua. Guardate qua tutti i giorni a spinelle. Asso. Io ti sto facendo, guarda però io, sono buona e non Asso. sto raccogliendo. Avevo raccolgo di. Che c'è, Brian? Asso. Vuoi il biscotto? E vai. Solo Asso. si deve far vedere nel vlog adesso, ha visto che sta. Chiamo. Prendi il biscotto, te l'avevo accorto. Adoro! Burraco pulito di 8 c'ho! Sì. Cioè raga, dovete vedere, no? Ve lo faccio vedere. Ma si sente il calcio. Praticamente ve li faccio vedere. Ho 6-8, manca la settima carta per fare punto. Li metto qua, vedi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Paoletto, sto per schiattarti la testa a burraco un'altra volta. Abbassa Già lo so. la voce della TV, così. La sai abbassare? Abbassa, boom, la togli. Devi scattare. Ah, è vero, tieni, il 4. Sì. Altra dama. Attesa facendo la dame. Allora, metto i Allora. tre assi qua. Oramai Sono io ce la sto vincendo, sto stravincendo nonostante non ancora abbia il burraco. No, aspettate, poi vi faccio vedere le carte un attimo. Allora, queste sono le carte. Fertilità Possibile pulita. burraco pulito. Possibile sporco di 9. Possibile sporco di J. Possibile pulito 10. Possibile pulito assi. Possibile pulito 6. Ecco 4 Q. Vai, Dammi il burraco. scegli una carta. Vai, quello scegli tu. La scelgo io, oramai lui è. Speriamo che ho preso il pulito. 9. No, sporco. E scartiamo. Ah, io le carte qui No, le ho messe. questa è la rimossa, perché io devo scartare, quella è la carta da scatto. Ah, è vero, quindi vai. Ciao. Mi ha appena scartato la pinella. Allora, te l'ha fatto Quindi un'ora, te l'ha io scartato. adesso, senza, un po' come farti l'eutanasia, e scatto. Hai Guarda, perso. guarda. Aveva pescato un'altra pinella e in mano aveva solo carte Infatti, mie. vediamo questo set da qua su, Aspettate vedi. un attimo che finisco, facciamo il Dai, conto di qua. quanto ha. Ha Praticamente perso? ci siamo giocati Sì. solo un caffè di domani mattina alla colazione, quindi Giusto. ho fatto un'altra colazione a scrocco, miei cari haters. Colazione a scrocco, sono proprio la mantenuta. Allora, io e Paoletto ci facciamo un bel caffè, glielo offro io, guarda, tutto che l'hai perso. Che io sono buona, non sono proprio bastardo, almeno con te non lo sono. Adori che hai perso di nuovo? Basta, grazie. Ma sempre parlare di abbastanza sempre. Top. Con Brian che sta menzionando il mio nome, cioè sta pronunciando il mio nome di là così, con questa voce. Tatia, Tatia. E sto nel buio, come vedete.
Quindi sembra un film di paura. Mio figlio si ispira a parlare di notte. Comunque vi saluto. Mando online subito questo blog, così lo vedete prima della live. Pur qua, meglio che parlo in francese. Praticamente ieri e l'altro ieri, insomma, vi ho promesso una live notturna e non l'ho fatta. Quindi ieri, per farvi scusare, vi ho promesso un blog e una live. Quindi dopo ci sarà la live dedicata a Chiarona, perché ci sono un po' di cose da precisare. Ma più che con lei, perché devo essere sincera, al momento, cioè tipo solo due video che non sta facendo alcuna menzione a me. Mi ha fatto i suoi haters, perché questa precisazione ci deve proprio essere. Quindi ci vediamo dopo in live, ripeto. Adesso vi saluto. Brian è di là, ma non lo vedete. Brian, vuoi dare un bacino? Brian, dai un bacino? Ok, solo il bacino, però pure scocciato. Niente, pure a lui proprio ieter se lo scendolo. Comunque io vi saluto, domani forse girerò un altro vlog perché ci avrò da fare tutta la giornata tra l'altro domani mattina con mio padre verrà Antonio perché dovrà sporgere denuncia perché a quanto pare, ne abbiamo parlato in una live, è stata fatta una mail a suo nome. Stesso da chi dice che gliel'ha mandata, ma se l'è autoprodotta da sola, ma sta mail non esiste, raga. Praticamente lei ha scritto solo il testo, perché abbiamo cercato, questa mail non esiste proprio. Quindi è stato fatto questo video diffamatorio nei confronti di Antonio. Io gliel'ho detto, tanto io lì per lì ero arrabbiata quando è successa la cosa, però già quando ho fatto la live. Stesso con il stavo a ferro di Antonio che fa ridere con la simpatia sua, mi è passato tutto. Stesso in live mi è passata l'incazzatura. E dopo io pensavo che quando ha detto in live della denuncia ed io l'ho accordato, pensavo l'avesse detto per l'incazzatura. Ho detto vabbè, poi dopo gliela faccio passare io. Perché denunciare una mamma che già sta passando quello che sta passando, perché raga, tra tutti i miei haters. Lei anche col disaccordo dei miei amici youtuber, io la biasimo, perché, e questo lo dico col cuore, io credo che ci sia più rassegnazione per me che una figlia l'ho persa e so che è morta, quindi c'è rassegnazione, che per lei che la figlia l'ha persa in un altro modo. Cioè, io, se per quanto mi riguarda. E veramente lo dico sinceramente, sapere che mia figlia è viva da un'altra parte, se la cresce un'altra persona, una casa famiglia ed io non la posso toccare, per quanto io possa essere colpevole di questo fatto, io creperei nel sapere che mia figlia sta da un'altra parte e non la posso toccare. Cioè, secondo me c'è da impazzire più per questo fatto, quindi per questo io le tengo rispetto, che per il fatto. Come me, per esempio, che mia figlia non la posso abbracciare per ovvietà di cose. Non lo so se mi avete capita, però io tra tutti gli haters, lei è l'unica, unica che biasimo. Anche se sta facendo una merdata, perché in un video io non vi dirò mai chi è. Voi mi dite, ma chi è? Perché voi dovete andare a vedere lo schifo che fa. Non vi dirò mai chi è. Ma questa in un video ha detto addirittura tua figlia. Dopo un mese si è tolta dalle scatole e vabbè, adesso pensa a tuo figlio, cioè. E, no, e non è l'unica porcata che ha detto, però lei dice che io parlo sempre di lei. Boh, io non l'ho mai cagata, non l'ho mai giudicata come madre. Lei dice che io giudico lei come madre e lei non mi ha mai pensato. Cioè, capito come funzionano le cose? Quindi, però Antonio non è tanto per il fatto, mi spiego, vuole denunciarla. Perché ha diffamato lui e perché io per raccontargli questa cosa che è successa, per farlo vedere in live, lui ha visionato dei video dove sente, perché lui prima non era a conoscenza di questo fatto, dove sente che vuole togliermi mio figlio, dove sente quella cosa che ha detto di Martina, che a quanto pare questa cosa gliel'hanno mandata una dei miei amici in privato a lui, una dei miei amici non youtuber, ma amici che abbiamo in comune io ed Antonio.
E c'è l'amica mia, anzi, che Antonio se l'è cresciuto, ha detto: guarda questa cosa dice, e Antonio per quello vuole denunciarla, non perché l'ha diffamata, ma perché, per le porcate che dice. Dice: ma com'è possibile? Io sto per cazzi miei, non so nemmeno lei chi sia, fa nome mio, poi vengo a sapere che fa tutte queste porcate nei confronti dei miei nipoti. Quindi Antonio proprio domani, io pensavo stesse, ripeto, che stesse dicendo in live quella cosa lì per lì, perché incazzato, perché Antonio ogni volta che si parla di denunce per quanto riguarda me c'è sempre che: ma che te le fotte, ma che te le fotte, ma non li cagare, oramai sei un personaggio pubblico. Lui la pensa uguale a mio padre, però ha saputo delle cose per quanto riguarda Brian e Martina, non ci vuole passare sopra. Stamattina lui doveva venire con me, però non è venuto perché doveva fare una cosa al campeggio. E poi perché non voleva lasciare sola Maria, perché qua stiamo tutta la famiglia tranne Antonio, Maria e mio padre. Stamattina mio padre non c'era perché era andato a lavorare. Antonio doveva fare una cosa solo a sera, quindi la mattina ha detto: faccio compagnia a Maria, però domani mi fai venire Bruna qua al campeggio e io devo venire a Melito per fare questa denuncia. Quindi non c'è stata cazza a pelle, questa parola la capiranno solo i napoletani. Niente, io vado, vi saluto, non lo so se domani vlogo, vi ripeto, perché c'è un sacco di cose da fare per Brian, anche in vista di un prossimo viaggio che dovrò fare con lui. Quindi un bacio, vi voglio bene, ripeto, non so se vi sono piaciute le unghie, però me le faccio vedere anche su Instagram appena uscirà il vlog. Non spoilerò niente su Instagram se non esce prima il vlog. Quindi seguitemi, la regina bastarda, sono su Instagram. Vi saluto, buonanotte da me e da Brian qui da Napoli. È tutto, e vi ho salutato un po' come Staffeli. Ciao!